Ciao amici, ben ritrovati con un altro video, un qualche cosa che vi avevo già annunciato. Questa è una mia piccola veloce presentazione, vi lascio subito ad un'intervista che ho realizzato qualche giorno fa. Come avevo già detto per i più attenti, sono andato a ritrovare Felice Vinci, ingegnere nucleare che oltre appunto a questa professione scrive su diversi temi. Dico a ritrovare perché un anno fa, più di un anno fa, gli avevo già fatto un'intervista su un suo libro, Omero del Baltico, molto molto interessante come la teoria che ci espone dentro, che vede spostare geograficamente l'accadimento di tutti gli eventi omerici nel Baltico, appunto nei mari nordici, nelle terre del nord. È stata un'intervista anche quella interessantissima, non da meno lo è quella che ho appena realizzato. Non tanto per la mia bravura, che insomma non, quasi è servita pochissimo, ho fatto giusto un paio di domande, ma Felice, come vedrete, è ricchissimo nelle risposte e negli aneddoti e nelle storie che appunto ci racconta relativi a questo suo nuovo libro che è I misteri della civiltà megalitica. Quindi insomma mi è molto piaciuto farla. Felice è veramente un personaggio insomma pieno di vita, pieno di passione per questa ricerca. E lo riesce a trasmettere molto bene, ecco. In questo libro, come avete capito già dal titolo, tratta dei temi che molto ci appassionano anche qua sul canale, perché parla di civiltà precedenti a quella sumera, insomma, ci parla di, vuole quel libro confermare la tesi che esista ed è esistita una civiltà precedente che è stata addirittura a livello globale, collegata commercialmente, anche magari in modo, insomma, attraverso i mari. Vedrete e sentirete da Felice stesso qualche cosa sul suo libro, vi lascio all'intervista e godetevela, e insomma, tutto qua. Il video poi finirà con la fine dell'intervista. Vi lascio alla visione, e ci vediamo alla prossima. Eccoci qua, amici, bentornati con un altro video su questo canale. Come vedete non sono solo, vi faccio subito salutare dal mio ospite, ingegner Felice Vinci. Salve, buongiorno a tutti. Che ringrazio caramente, come vedete mi ha ospitato, e se siete attenti sul canale avrete già visto e trovato un'altra intervista che risale un bel po' di tempo fa. Mi sono trovato qui con Felice già più di un anno fa e parlavamo di un suo libro che è Omero nel Baltico, libro che molti ormai hanno letto e conosciuto, che spiega un po', ci dice qualcosa già dell'ingegnere, che è una persona eclettica, come dicevo già nell'altro video, che si è sempre interessato di tanti argomenti. Se nell'altro libro, che è Omero nel Baltico, ha proposto una tesi interessantissima e piena di riscontri, che vede lo svolgersi di tutte le vicende omeriche in quel del nord, dei mari del nord, della parte baltica, e anzi, se vuoi, Felice, dopo magari alla fine raccontiamo anche di quello. Oggi siamo qui, se me lo dai, lo faccio vedere, per parlare di questo qua. Ve lo faccio vedere bene: I misteri della civiltà megalitica. Questo è un altro degli argomenti che anche noi sul canale abbiamo, poi ti chiederò anche del sottotitolo perché sono stato attento alle tue precedenti interviste. Dicevo, come avete già capito dal titolo, è un argomento di quelli che anche a noi appassiona. Felice è andato in questo libro a cercare dei collegamenti per dimostrare che cosa, Felice, la tesi di questo libro, che cosa vuole provare ad raccontare. La tesi di fondo è che, partendo dal fatto che ci sono monumenti cosiddetti megalitici, grandi monumenti di pietra, diffusi in tutto il mondo e tutti simili tra loro, in molte parti del mondo molto distanti, e d'altra parte ci sono miti, storie, leggende, anch'esse molto simili tra loro, che si trovano in tutto il mondo, passando dall'antica Grecia, Babilonia, al mondo dei Sioux, al limite delle pianure americane e perfino agli aborigeni australiani, mettendo insieme il tutto e facendo una serie di riflessioni logiche sulla base anche di quello che la scienza recentemente ci ha detto, anche a proposito del mondo megalitico, ci sono anche delle novità recenti sull'argomento, si può costruire un insieme panoramico di tutti questi discorsi da cui emerge che, e questa è la tesi del libro, che in tempi remoti, diciamo 5 o 6 mila anni fa, nel periodo megalitico che più o meno corrisponde al cosiddetto neolitico recente, e poi alla prima età del bronzo,
che variano a seconda dei luoghi, ma comunque si possono calcolare in alcuni millenni avanti Cristo all'incirca, molto grosso modo, in tempi remoti, prima delle grandi civiltà che noi conosciamo, delle grandi civiltà storiche, c'è stata una civiltà megalitica che ha unificato tutto il mondo conosciuto, dando origine a miti, racconti, leggende che appunto si somigliano dappertutto, una visione globale molto simile, conoscenze di astronomia molto simili tra loro e molto importanti, che erano necessarie per la navigazione, che poi rappresenta il Trade Union, perché proprio come una specie di mondo globalizzato si realizzò nel 500-600, qualche secolo fa, ad opera degli spagnoli e poi degli inglesi sostanzialmente, della grande colonizzazione degli europei, attraverso cosa? Le navi. Le navi con tecnologie che comunque non erano molto diverse da quelle di un mondo molto più antico, perché la vera svolta nella nostra civiltà, dal punto di vista tecnologico, è avvenuta tra il 700 e l'800, con la rivoluzione industriale per cui si è inventato prima il motore, in realtà, il motore a vapore, il motore a scoppio, cioè l'energia non più legata alla produzione da parte degli animali, ecco, O dell'uomo, sì, o grazie. dell'uomo, ecco. Cioè, non c'è più l'aratro, c'è una macchina che ara con dei motori che fanno molto più di un povero animale più o meno frustato. Infatti, i motori che sviluppano cavalli, appunto, Sviluppano no? cavalli, si chiama ancora cavallo vapore, proprio per Sì. ricordare un'epoca che non è lontanissima. E poi c'è stata l'elettricità, e dopo l'elettricità c'è stata l'elettronica, e adesso, se riusciamo a stare così, a raccontarci queste cose, e voi con il vostro computer o il vostro cellulare, noi parlando a voi in questo modo, è perché abbiamo fatto dei progressi enormi. Però, appunto, i grandi imperi coloniali, le grandi imprese marittime sono avvenute con tecnologie che non erano molto diverse da quelle di molti anni fa. Infatti, un documento recentissimo relativo proprio al megalitismo dice che queste grandi costruzioni megalitiche sono più o meno in Europa nate più o meno verso l'inizio, la metà del quinto millennio avanti Cristo, a partire irradiandosi più o meno dalla Francia nord-occidentale. Infatti lì c'è Karnak, che è uno dei siti megalitici più importanti del mondo, e poi si è irradiato però attraverso la navigazione. Cioè c'era una sviluppata tecnica della navigazione, e adesso anche riguardo all'età del bronzo, che è quella venuta dopo, ci sono delle evidenze sul fatto che la navigazione giocava un ruolo importantissimo. Vi faccio solo un piccolo esempio. Di recente è stato scoperto che i metalli del cosiddetto disco di Nebra, risalente alla prima età del bronzo, risalente alla prima metà del secondo millennio avanti Cristo, diciamo a quasi 4.000 anni fa, il disco di Nebra trovato in Germania, vicino alla città di Halle, in una collinetta, ecco, è stato fabbricato usando lo stagno della Cornovaglia, e anche l'oro dei riporti sul disco vengono dalle miniere della Cornovaglia, che, se andate a guardare la mappa, la Germania, diciamo, centro orientale, e la Cornovaglia, che è l'estremità occidentale dell'Inghilterra, presuppone una capacità di spostare, di fare commerci marittimi a lungo raggio impressionante, che fino a poco tempo fa forse non si riteneva possibile. Perciò sta cambiando completamente il quadro dei rapporti che c'erano una volta. E in questo discorso si inserisce questo mio discorso, per cui evidentemente ci fu una civiltà preistorica sviluppata che, senza bisogno di ricorrere all'origine, come dire, Extraterrestre. all'estraterrestre della nostra civiltà, all'arrivo di UFO, eccetera,
molto semplicemente in un periodo in cui il clima era più favorevole di quello attuale, cioè durante l'ottimo climatico preistorico, che durò alcuni millenni poi, praticamente si arrivò in tutto il mondo fino alle isole del Pacifico, all'Australia, alla Nuova Zelanda, per non parlare appunto delle coste americane, sia dell'America, come dire, lato Atlantico e quella lato Pacifico, e sia sulle coste europee e poi anche tutto l'Oriente, l'Estremo Oriente, il Giappone, l'India, dappertutto, noi abbiamo queste testimonianze univoche di un unico, diciamo, pensiero che sta alla base di tutto questo. Allora, vorrei dopo tornare sicuramente sulla questione climatica, però una domanda. Hai detto giustamente che non serve l'intervento extraterrestre. Io sul canale è uno degli argomenti che tratto, questo dell'ufologia, però sono assolutamente d'accordo con te in questo caso, anche perché la scienza ufficiale, che si occupa proprio delle origini dell'uomo, comunque ha retrodatato già le origini dell'Homo sapiens, sapiens a qualcosa come 183.000 anni fa. Quindi tu hai parlato adesso del fatto che la tua ricerca ti ha portato a 4-5 mila anni prima di Cristo e siamo a quella che viene conosciuta come la prima civiltà uscita già, che poi ecco anche questo, i Sumeri ovviamente, parlo dei Sumeri, civiltà che appare così già formata con una burocrazia, con una democrazia in un certo senso, con delle leggi, con una scrittura e anche su questo tu hai trovato particolarità. Già l'origine stessa dei Sumeri è un po' persa nel mistero. Tu sulla lingua stessa dei Sumeri hai trovato delle particolarità. Non io le ho trovate, le hanno tro io, la maggior parte delle cose che dico in questo Ma libro ecco, sono le cose che troviamo ovunque. prima di tutto sono state già dette dagli studiosi e dagli studiosi più recenti. Io ho cercato di fare un assemblaggio per trovare un disegno comune, un filo comune in tutti i tanti discorsi che invece finora sembrano staccati. Qual è il punto più curioso dei Sumeri? In realtà sono due. Uno, la lingua dei Sumeri è considerata una lingua isolata, cioè mentre in genere in tutti i grandi, diciamo, nei mondi geografici che noi conosciamo, paesi vicini e popoli vicini di solito hanno lingue più o meno simili, che Di magari, consonanza. appunto, per dire, l'italiano e il francese, l'inglese ha qualcosa di una radice celtica, però ha anche radici nordiche, radici germaniche e così via, le lingue slave non le parliamo, sono tutte connesse, cioè la lingua sumera è una lingua assolutamente isolata, ma già alcuni studiosi hanno trovato che il sumerico era una lingua che invece somigliava a lingue anche molto distanti, per esempio con rapporti con la lingua della Lettonia che sta nel Baltico orientale, qualcuno ha trovato rapporti col tedesco. Un professore sardo ha trovato rapporti molto stretti con i dialetti sardi e su questo ci sarà molto da dire ancora perché ci sono molti altri contatti tra il mondo della Sardegna, che è un grande archivio, come dire, di civiltà più o meno scomparse, e dove si possono trovare tante, tante relazioni con altre civiltà anche lontane. Addirittura una cosa che a livello scientifico ufficiale non viene, come dire, pubblicizzata e si cerca in certo senso di minimizzarla, è che alcuni studiosi hanno trovato contatti con lingue dell'America meridionale, peruviane, attorno al lago Titicaca, le lingue Aymara, per esempio, qualche studioso ha trovato delle relazioni che sono state poi confermate dalla presenza di un vaso, il cosiddetto vaso Fuente, che si trova al Museo di La Paz in Bolivia, in cui ci sono iscrizioni che per alcuni sono proto-sumeriche, e c'è stata anche stata trovata anche sempre nella zona del Titicaca, dove è molto una zona molto megalitica, tra virgolette, Molto calda per molto farti idea. calda. Si è trovata anche un'antica statua, il cosiddetto monolite di Pocotia, che ha pure delle iscrizioni che sembrano proto-sumeriche. A questo aggiungiamo il fatto che il mondo sumerico e il mondo, come dire, dell'America Latina sono accostati dal fatto che
c'erano delle barche di canne chiamate in Perù i cavallitos de Totora, i cavallini di Totora sarebbe un tipo di canna, di giunco particolare del lago Titicaca, che si, praticamente è un tipo di fabbricazione che si ritrovava comune nel mondo sia sumerico che egizio. E quando Thor Heyerdahl negli anni 70 fabbricò il suo Ra, un suo vascello fatto di giunchi per dimostrare che gli antichi egizi erano arrivati oltre Atlantico, proprio si rivolse agli Aymara, che erano gli unici che detenevano questa tecnologia, tra virgolette, dell'intreccio di questi giunchi per farne delle barche. E questo stesso tipo di barche si ritrova nella Sardegna occidentale, nello stagno di Santa Giusta vicino Oristano, che al punto che praticamente è stato fatto un gemellaggio tra questa zona della Sardegna e le città del Perù che fabbricano barche tradizionalmente identiche a distanza di prete, ci sono due oceani e molte migliaia di chilometri. Per cui tutto questo discorso ci porta a, opportunamente rivisto e interpretato, ci porta anche a trovare delle forti somiglianze tra questi strani sumeri, che invece hanno molti contatti con il mondo celtico, il che, cioè dei luoghi dove è nata la civiltà megalitica, nello stesso periodo in cui i sumeri arrivarono in Mesopotamia. E i sumeri ritenevano di avere una loro, diciamo, provenienza dal mare. Infatti, il mitico dio Oannes, che era una specie di uomo pesce anfibio, Assolutamente, che sì. li istruisce sull'astronomia, sulla metallurgia, su tutte le grandi arti che poi servono anche a produrre una civiltà urbana, era un dio in realtà che era un dio marittimo, acquatico. D'altra parte, la conoscenza da parte dei sumeri del mondo dell'astrologia, dell'astronomia, indica la loro attenzione proprio per queste scienze che servono per la navigazione, perché se uno si trova in mezzo al mare deve sapere dove si trova e dove si deve dirigere e ci sono solo le stelle che lo possono aiutare. E questo è importante, tuttora i nostri calendari, gli oroscopi sono basati su un calendario zodiacale che poi non è altro che l'antico calendario sumero. E anche a questo riguardo troviamo delle straordinarie coincidenze. Una è recente, l'ho trovata insieme con il professor Arduino Maiuri, un filologo che lavora con l'Università di Roma, con il quale abbiamo pubblicato su una rivista scientifica un articolo, anzi due articoli, per dimostrare come la città di Roma e i suoi sette colli sono la replica sulla Terra di una realtà celeste, quella delle Pleiadi. In particolare il Palatino corrisponde alla stella centrale delle Pleiadi chiamata Maia, per cui è presumibile che il nome segreto di Roma fosse proprio Maia, il famoso nome segreto di Roma di cui si parla sempre, e non solo, e tutto questo si può collegare col fatto che nel mondo sumerico c'era un culto delle Pleiadi, che erano per loro il regolatore del tempo, che poi alla base del calendario sumerico, e se uno va a vedere in questo calendario sumerico, poi non altro che il nostro calendario zodiacale, il 21 aprile, la data della fondazione di Roma, per i sumeri era la data della levata delle Pleiadi, cioè le Pleiadi sono legate a Roma con un doppio filo, sia spaziale, perché ci sono i sette colli che riflettono le Pleiadi, e sia temporale, perché il 21 aprile, il giorno in cui inizia il toro, la costellazione del toro, di cui le Pleiadi fanno parte, sono la parte più importante per i sumeri, addirittura la costellazione del toro si chiamava la costellazione delle Pleiadi, praticamente c'è questo link doppio tra Roma è una realtà celeste che però ritroviamo anche in molte altre città sante. Una città santa è Gerusalemme, che sta su sette colli, anche se di Hai solito. raccontato, ce ne sono diverse di città nel Sì, mondo. molte, e sono tutte molti. Armagh è una città importante perché era,
era la capitale del cattolicesimo celtico, ma prima era la capitale del celtismo irlandese. Diciamo che ci sono monumenti che risalgono a 4-5 mila anni fa, con leggende, con i sette colli, che poi fanno vedere come, mentre la dea segreta di Roma era Maia, quella di Armag, che dà anche il nome alla città, era Maca, nome di una divinità celtica, che poi è praticamente è chiaro che si può ricollegare alle Pleiadi, perché poi un'altra grande religione, che è la religione islamica, incentrata su quella che noi chiamiamo la Mecca, in lingua araba si chiama Maca, che è esattamente identico alla Maca irlandese, e anche la Mecca sta su sette colli. Come anche Mosca, su cui pure si possono fare discorsi analoghi, Macao, che è una città dell'estremo oriente, il Tirumala, che è una città su sette colli dell'India, che c'è un santuario importantissimo, antichissimo, e via discorrendo. Si può, diciamo, spaziare. Teheran. Certo, una domanda, o meglio, una notazione mi viene. Vogliamo lasciare fuori tutto il discorso, degli altri pianeti, diciamo, però ecco, è veramente particolare quanto tutte queste culture, tutte queste città che hai nominato, hanno sentito il bisogno di edificare, proprio di installare le città su questi sette colli, su questa rappresentazione terrestre di quelle In realtà ce l'è. stelle, no? E poi ho notato anche che diverse culture, soprattutto americane, soprattutto amerinde, si tramandano, diciamo, l'idea di essere venute dal cielo. E questa è un'altra cosa molto curiosa. E per cui il fatto che Maya sia la madre terra, uno si potrebbe chiedere se non sia anche la terra madre. Tant'è vero che il nome della terra, della sacra terra presso i Siul Lakota delle pianure americane è Maca, identico, Torna sempre lì. e leggende similissime, sempre sulle Pleiadi, si ritrovano non solo diffuse in tutto il mondo a noi più noto, ma perfino appunto tra gli aborigeni dell'Australia centrale, attorno all'Ayers Rock, la montagna sacra degli aborigeni, fioriscono leggende dello stesso tipo sulle sette Pleiadi e sul cacciatore Orione, che in qualche maniera è l'indicatore nel cielo delle Pleiadi, perché con la sua freccia indica le Pleiadi. È come se ci fosse stato tutto un bisogno nella preistoria di indicare un qualcosa che poi stranamente si ritrova in Platone, perché nel Platone. Te lo stavo per chiedere. Avete visto quanto è affascinante anche solo ascoltarlo? È veramente, oltre che un bravissimo oratore, Felice, un libro che andrà letto, perché ecco, ci troverete dentro questo e molto altro. E infatti stavo per dire, c'è qualcuno che in passato è stato esiliato addirittura per aver provato a far capire qual era il vero nome di Roma. No, addirittura ci fu circa 90 anni prima di Ovidio, che appunto fu esiliato, perché questo è quello che ho scoperto io insieme con il mio amico Arduino Maiuri. Abbiamo trovato che la vera ragione dell'esilio d'Ovidio, che lui non poteva dire, ma lo fa capire attraverso un esame accurato anche dei carmi che lui ha scritto dall'esilio, e che si ritrova nei fasti, che l'opera a cui lui stava lavorando, che poi fu la causa di questo esilio, dove lui fa un link tra le Pleiadi e la fondazione di Roma, che mai nessun altro autore aveva fatto. Ma non perché Ovidio si stava inventando qualcosa, tutt'altro. Evidentemente c'era un tabù che vietava di fare questa connessione, perché per i romani parlare della dea protettrice di Roma o del suo nome segreto significava esporre la città alle arti magiche dei eventuali nemici, e perciò era vietato. Infatti, 90 anni prima di Ovidio ci fu un signore romano chiamato Valerio Sorano, che provò a propalare il nome di questa divinità segreta di Roma,
e venne condannato a morte. Praticamente era considerato un reato di alto tradimento perché metteva a rischio la sicurezza della città. I romani erano anche gente molto superstiziosa, Pensate ovviamente. quanto credevano, no, in tutto questo, Sì. e se ci pensi ancora oggi, comunque nominare il famoso nome di Dio è Il nome di ormai Ivano, ma realizzato, cioè per noi cristiani, per altre religioni è molto più seria la questione del non nominare. ma infatti i romani stessi, in nome del fatto che in politica si bisogna fare agli altri quello che non si vorrebbe fosse fatto a sé, quando assediavano una città facevano tutta una serie di cerimonie magiche per ringraziarsi gli dei protettori della città assediata, facendogli capire che poi loro gli avrebbero sul Campidoglio, sul Quirinale, magari fatto un bel tempio, fatto dei Li sacrifici, li corrompevano anche lì, corrompevano, li peraltro. corrompevano, proprio trattative con gli dei nemici, e infatti Roma era piena di divinità anche di altri luoghi, soprattutto nei primi secoli della Repubblica, quando si allargarono per via per il territorio italico, per dire, facevano così. Ma tra l'altro, appunto, stavo dicendo prima che c'è un passo straordinario del Fedone di Platone, che io ho tradotto al liceo, nel mio liceo Tasso di Roma, in cui si dice che c'è una terra nel cielo, che è una terra pura, che è molto più bella della terra in cui noi ci troviamo, e praticamente in questa terra pura ci sono uomini, dei e animali diversi dai nostri. Comunque, è chiaro che Stranamente. sono miti, sono tradizioni dietro le quali noi non sappiamo cosa ci può essere, però è curioso che cose del genere circolano soprattutto nel Nord America, e questo culto delle Pleiadi, questa devozione verso come se quello fosse una specie di punto di origine della nostra specie, è quantomeno curioso perché è diffuso un po' dappertutto. E devo dirti che anche se magari non è la tua materia, quella dell'ufologia, casualmente le tue ricerche ti portano anche là, perché nel mondo dell'ufologia, tanto per darti una nota di colore, si parla dell'origine dell'umanità e che arrivino proprio da quelle parti là. Quindi anche da quel settore comunque ritorna quel nome. Ma è una. Io non voglio farne questioni di massimi No, sistemi. Io assolutamente, qui, in assolutamente. questo libro, mi sono limitato a constatare che ci sono queste analogie tra miti e megaliti e racconti in tutto il mondo, trovando poi delle analogie straordinarie appunto tra mondo sumerico e mondo celtico, racconti che si ritrovano praticamente identici perfino in Polinesia. In Polinesia si ritrova tutta una serie di miti e leggende, per cui ritroviamo il mito di Ulisse, il mito addirittura, questa è una cosa più recente, dell'Iliade, ma questo sarà stato già notato da alcuni studiosi dell'Ottocento. Ma io, andandomi a rileggere i testi, mi sono accorto che ci sono delle somiglianze straordinarie tra il mito del ratto di Elena, che poi viene tenuta per anni nella fortezza di Pari, con Paride, e poi dopo viene liberata da questo corpo di spedizione. Le somiglianze sono notevoli. Arrivano questi polinesiani in una delle isole Hawaii con 1200 canoe. Chi ha studiato l'Iliade sa che gli Achei arrivarono con 1200 navi, fanno un assedio e alla fine del discorso la bellissima moglie di un re polinesiano che stava da un'altra parte, su un'altra isola, viene riportata nell'isola originaria 18 anni dopo che era stata rapita. Se uno va a vedere l'Iliade, si accorge che nell'Iliade si parla di 10 anni di assedio, dopodiché nell'Odissea scopre che Elena e Menelao, prima di riuscire a tornare nella loro patria Sparta, ci misero altri 8 anni. Quindi anche Per cui temporalmente è una cosa, coincide. vabbè, possono essere tutte combinazioni, ma non è solo questo. Il fatto che un grande esploratore francese, il de Bougainville, famoso per le piante di cui lui, che hanno il suo nome perché lui le importò in Europa portandole dal Centro America. Il de Bougainville sbarcò a Tahiti nel 700 e rimase sorpreso nel vedere come tanta gente
era praticamente indistinguibile da noi bianchi, cioè erano alti, grossi e lui dice potevano fungere da modelli per gli dei greci classici. Ecco, e a questo punto ci stupisce di meno che delle cose strane, per esempio, i polinesiani hanno uno strano sport, cioè praticamente bagnano i pendii delle montagne e scendono giù con degli slittini, con delle slitte. E questo evidentemente fa pensare che in tempi remoti i loro antenati siano arrivati lì, praticamente venendo da luoghi montuosi e innevati, naturalmente. Ma una cosa straordinaria è che Particolarissimo, tutti naturalmente. sappiamo come cioè la famosa danza polinesiana d'accoglienza degli ospiti, che si chiama kula o kura a seconda dei dialetti. Ma questo ricorda il nome di koros, che nella lingua greca significa danza. La cosa più strana è che durante la kula o ura vengono cantate canzoni tradizionali. Questi canti tradizionali loro li chiamano mele. Questo mele è identico al melos, che vuol dire canzone, canto, melomane, melodia in greco, nel greco omerico, con tutte le sfumature di significati che rimangono le stesse, ma ci sono altre decine di esempi, a parte il fatto che troviamo monumenti megalitici enormi proprio in quelle zone. Ma io appunto non mi azzarderei mai a fare questioni ufologiche, per No, carità, era. ma non è assolutamente mia intenzione lavorare su questo aspetto. Invece io dico che ci sono c'è questo trade union tra tutte le culture del mondo che va approfondito ancora di più, ma già era stato cominciato ad approfondire dal De Santillana con la von Decken nel famoso libro Il mulino di Amleto. Io però sono andato molto più avanti, trovando anche la soluzione a vari problemi e problemini che erano rimasti, come dire, ignorati, Insoluti, insoluti. no, devo dire che per una volta sono assolutamente d'accordo nel escludere assolutamente interventi di tipo Per diverso. carità. Perché siamo in un'epoca tutto sommato molto recente, no? Ecco, hai detto tu, qualche migliaio prima di Cristo, insomma, Sì. che è in realtà un'epoca abbastanza recente rispetto all'evoluzione, insomma, nostra. Una domanda che volevo farti era sul sottotitolo del libro, in realtà. Tu scrivi qui, se poi lo faccio vedere così lo vedono anche i nostri amici, e vedete che il sottotitolo del libro è Storia della preistoria del mondo. Io ti ho sentito in realtà in un'altra intervista raccontare questa cosa, ma era un aneddoto carino se ti va di raccontarcelo. Da dove arriva questo sottotitolo? La mia passione per il mondo antico nasce alle scuole elementari, quando, mi pare la terza elementare, la mia maestra mi regalò un libro chiamato Storie della storia del mondo di Laura Orvieto, una scrittrice milanese che nel 1911 pubblicò questo libro in cui, Storie della storia del mondo, in cui racconta la storia della guerra di Troia raccontata ai bambini. Io mi appassionai al punto da imparare quasi a memoria questo libro, cosa che accadde anche a mio figlio quando glielo regalai da piccolo. Bellissimo. Ma la cosa incredibile è che questo libro, pubblicato più di un secolo fa, ancora adesso si trova in vendita. Io non ho niente a che fare con l'editore di questo libro, di quel libro, però lo dico perché l'ho regalato a tutti i figli e nipoti dei miei, ormai data la mia età veneranda, ho tanti amici che hanno figli e nipoti, e ancora adesso, dopo più di 10 anni, è un gioiellino perché l'autrice non si limita a raccontare, ma interpreta e emotivamente queste vicende, naturalmente con un linguaggio adatto ai ragazzi dei primi del Novecento, ma e che continua ad essere attuale ancora adesso. Insomma, è una cosa che poi ho tenuto a ricordare nel sottotitolo di questo libro, perché queste sono storie della preistoria del mondo. Io in realtà cerco di fare parlare questi megaliti attraverso cosa? Attraverso le storie e le leggende di coloro che vicino a questi megaliti si trovavano
si trovavano a vivere, e per cui incrociando questi aspetti, alla fine viene fuori un mondo dove si possono trovare tante cose. E qui mi permetto di aggiungere anche un'altra cosa che finora non avevo rilevato, ma che si trova, è ben presente nel libro. Io sono anche un appassionato di Dante Alighieri, e Dante, secondo me, è uno che aveva anche una grande conoscenza di cose molto antiche. Lui è un po' colui che si diverte spesso ad accennare, magari sotto forma, diciamo, di indovinello. Lui stesso li fa questi indovinelli. A dei miti o misteri che sono molto anteriori alla sua epoca. Infatti si possono fare delle relazioni. Un esempio tra i tanti, cioè, se ne posso, ne ho fatti diversi, e immodestamente dico che alcune di queste cose credo di aver risolto dei problemi, adesso che è proprio l'anno, quest'anno del settecentesimo di Dante, credo di aver risolto alcuni problemi che fino adesso sono rimasti insoluti. Ad esempio, il famoso verso iniziale del settimo libro del settimo canto dell'Inferno, Papae Satan, Papae Satana leppe. Ma che vuol dire? Se uno va a vedere con attenzione, subito dopo ci sono molti accenni, a quella parte dell'Apocalisse in cui si parla di San Michele, dell'Arcangelo Michele, scusate, l'Arcangelo Michele, che combatte contro il dragone e lo sconfigge. È evidente. Dante non ha fatto altro che mettere sotto forma di indovinello suo un indovinello che si trova proprio nell'Apocalisse a proposito di questo episodio, della lotta di Michele con il dragone, perché alla fine dice che la bestia che viene dal dragone, ha un numero, l'indovinello viene detto in termini esplicici, ha un numero d'uomo che è il numero 666, 666. Ora, io credo di aver risolto questo indovinello, perché se uno va a vedere i misteri dell'antichità, del mondo egizio, il grande nemico del principio solare, che era Ra, si chiamava in Apep o Apop, che in greco diventa Apophis, che si scrive proprio A-P-O, la F o P-H-I-S. Se uno, dato che i greci mettevano accanto ad ognuna delle lettere del loro alfabeto, le collegavano ad un numero, andando a fare la somma di queste sei lettere, viene fuori 667. Però, qual è il problema? Dato che la A, la prima lettera di Apophis, che poi ha la forma della testa di un toro, perché è un geroglifico, se lo vedete, la A maiuscola è un toro col muso rivolto verso l'alto e le corna in basso, e questa è la sua origine. In tutti i grandi miti, il genere, questo dragone diabolico, ha la testa tagliata oppure la testa colpita. Se noi le togliamo la A, che corrisponde al numero 1, al numero 667, troviamo 666, e in effetti e Dante ha voluto rimettere sotto forma di nuovo indovinello un indovinello che lui lo fa capire chiaramente all'inizio del settimo canto dell'Inferno, un vecchio indovinello di cui lui conosceva la soluzione. Infatti, A. Papae Satan, Papae Satana leppe vuol dire Apophis, però senza la iniziale, è Satana. Apophis è Satana, lo ripete due volte perché deve arrivare all'endecasillabo. Satana sarebbe il demonio, il serpente che combatte col principio solare. E infine Aleppe, perché la prima lettera è staccata dal resto del corpo. Aleph in greco è Alfa, in ebraico Aleph. Papè Satan, Papè Satana vuol dire Apofi e Satana, Apofi e Satana, ma la sua testa, Aleph, è stata tagliata, e per questo corrisponde al fatto del 666. Per cui vedete come Dante, ma questo, altri esempi del genere ne ho trovati, e ho fatto almeno 4 o 5 in mie interpretazioni di passi danteschi, come quello del messo che viene dal cielo nel nono canto, sempre dell'Inferno. Qui però non ve lo dico.
che secondo me si identifica in maniera molto semplice con un personaggio molto preciso del mondo omerico addirittura. E qui si pone il problema, ma come Dante faceva a conoscere Omero, e qui ci possono fare delle altre ipotesi, però la somiglianza è tale che è difficile contestarla. Comunque, potremmo parlare per Io ore, caro l'avevo visto Dante. perché sul canale uso spesso l'espressione unire i puntini e quello che fai tu è stato proprio collegare tutte queste realtà facendone venire fuori un quadro più completo. Quindi veramente, insomma, non vedo l'ora anch'io di leggerlo, ti dico la verità, sarà una lettura interessante. E mi fa piacere ricordare, mi dicevi prima che proprio oggi è al numero uno come bestseller. In questi giorni, dopo essere stato pochissimi giorni dopo l'uscita, essere diventato il numero 2 tra i best seller della IBS per la voce Storia e Archeologia, questo libro, I misteri di città megalitica, storia della storia del mondo, sottolineo, e adesso già da un po' di tempo è al numero 1, il primo piazzato tra i best seller per questa voce. E questo naturalmente mi fa un grande piacere, ma mi farà ancora più piacere quando qualcuno mi darà, come dire, un riscontro scientifico al fatto delle mie ipotesi, che però sono tutte basate su dati di fatto. Dati di fatto che di solito sono stati già anche, come dire, accettati dal mondo scientifico. Si tratta appunto di unire i puntini, ma cosa c'è di più logico che unire i puntini quando noi troviamo tracce mesopotamiche, per esempio nel nord Sardegna, dove troviamo Monte d'Accoddi, dove troviamo una zigurà mesopotamica vicino Sassari. Gli studiosi era stato il presidente Antonio Segni, nella cui tenuta c'era questa collina. Chiamò gli archeologi e dire: scavate e troverete un nuraghe là sotto. E quelli scavarono e hanno trovato la zigurrà. Ma io andando lì, poi ormai l'ho visitata parecchi anni fa con un amico Gianni Toveri, se per caso dovesse sentire questa trasmissione, era un mio amico dell'Enel, con cui siamo andati insieme, abbiamo organizzato questa cosa. Ci hanno detto appunto che anche in base a quello che era stato trovato dal professor Ercole Contu, praticamente avevano tirato fuori qualcosa che era molto simile alla zigurrà di Uruk in Mesopotamia. E poi andando in giro, vedendo nei dintorni Uri, un paese che ricorda Ur, Usini, Isin, Sennori, Sennar, Samassi, Shamash e così via, ce ne sono almeno altri tre o quattro di nomi mesopotamici. E poi dopo aver letto il libro del professor Sardella, in cui lui dimostra come ci sono decine di toponimi, non solo toponimi, ma proprio parole usate nei dialetti sardi che mostrano questo substrato mesopotamico, sumerico e accadico, e ciò evidentemente abbiamo un quadro che si può estendere poi a tante altre situazioni, per cui per esempio un'altra mitologia importantissima, che è quella di Re Artù. Re Artù, io ho sempre sospettato che venisse da una remota preistoria, ma a Glastonbury, che è proprio considerata la vecchia Avalon, il centro delle leggende di Artù, c'è una collina del Thor chiamata, con in cima una specie di torre di San Michele, in cui ci sono sette terrazzamenti, come nella zigurrà di Borsippa, e sono terrazzamenti artificiali che nessuno ha mai capito che cosa li avessero costruiti a fare. Evidentemente era una collina sacra, e attorno ci sono resti risalenti al minimo al terzo millennio avanti Cristo, che evidentemente avevano una funzione sacrale, e le ultime reminiscenze di questo mondo, di questo mondo inglese, che in effetti poi dal punto di vista megalitico è uno dei posti più importanti, no? Si ritrovano delle correlazioni, e un'altra correlazione interessantissima che mi ha colpito tantissimo in Irlanda, che è un altro scrigno di memorie mitiche, infatti la cito molto spesso, come peraltro anche la Sardegna. Nell'Irlanda ci sono le sette sorelle, le Seven Sisters,
sono sette colline, sette montagne. Ma tutti sanno che le Seven Sisters, le sette sorelle, in tutto il mondo sono le sette Pleiadi. La prima di queste, la più meridionale, è il monte Errigal, Eragail in lingua gaelica. E io sono rimasto sbalordito non solo perché evidentemente Errigal è anche una divinità mesopotamica, ma perché c'è un inno mesopotamico a Marduk, risalente almeno al VII secolo avanti Cristo, in cui si dice: qui c'è Errigal e ci sono le valenti Pleiadi. Pleiadi ed Errigal, e dall'altra parte il monte Errigal, considerato la montagna più iconica dell'Irlanda, secondo un recente sondaggio, che ancora però non sapevano di questa cosa, e che sta tra le sette sorelle, e ci sono anche lì attorno, tutti, si possono trovare tutta una serie di luoghi che risalgono sempre al terzo, se non al quarto millennio avanti Cristo, cioè siamo sempre in pieno periodo neolitico e megalitico. Insomma, è quello che vi posso dire in questa mezz'ora, naturalmente è solo una piccola parte di quello che potevo scrivere in questo libro, di quello che c'è scritto in questo libro, per cui se qualcuno gli farà piacere andare ad esaminare più attentamente, però ripeto, per carità, non mi mettete in mezzo con problemi ufologici, perché li rifiuto, non li accetto. Poi che quello che volesse dire Platone col suo Fedone, oppure gli americani, gli indigeni americani a proposito della loro discendenza, della loro parentela con quelli delle Pleiadi, questi sono affari loro, tutto No, ma sommato, e includiamo non la mia. all'uomo Per quello che è dell'uomo, insomma, carità. includiamo ai viaggi dell'uomo a quello che è dell'uomo, anzi abbiamo accennato al fatto che tu hai analizzato anche le imbarcazioni, delle similitudini tra le barche che usavano in questi diversi popoli, come ci ha raccontato, anche con l'intreccio e con la tecnica di costruzione. Poi, ora l'intervista è già abbastanza lunga, non voglio anche rubarti tempo, ma come hai detto tu, Felice ha veramente riempito di materiale questo libro. C'è anche un qualche cosa che riguarda l'analisi che ha fatto, prendendo in considerazione anche l'aspetto climatico dei vari posti, che fa anche lì capire Sì, delle similitudini. poi io ho connesso tutto questo discorso della navigazione con quello che dice Platone a proposito di un'isola atlantica che dominava il mare e aveva, secondo Platone, stabilito appunto un mondo globale di commerci. E Platone, ad attestare la tua veridicità, perché giustamente Aristotele lo attaccò dicendo che se l'era inventata, anche perché Platone, per attestare la sua veridicità, aveva scommesso sul fatto che al di là dell'oceano c'era un altro continente che circonda il mare dall'altra parte. E Aristotele ha detto: ma queste sono panzane. Però noi lo sappiamo ormai da 5 secoli che quel continente, che poi in questi giorni sta sfuggendo sempre di più agli onori della cronaca, quel continente c'è e si chiama America. E addirittura, seguendo le indicazioni di Platone, si riesce a scoprire qual era il porto di partenza di questa antica civiltà atlantica verso quel continente oltremare. Lo dice lui stesso, perché c'erano le colonne d'Ercole vicino a un porto dallo stretto in bocco. Bene, esiste proprio nella zona dove c'è la maggior concentrazione di megaliti al mondo, che è Karnak, esiste un porto dallo stretto in bocco. Dove c'erano una sfilza di megaliti, uno in fila all'altro, che è una tipica conformazione megalitica, questa dei megaliti uno accanto all'altro, e di cui uno è rimasto. Erano megaliti enormi, il più grande, quello che è rimasto, sia pure caduto per terra, era quasi una ventina di metri e pesava quasi 300 tonnellate, cioè un palazzo di 6 piani praticamente. E coloro quali, uscendo dal porto, vedevano sfilare queste colonne, e il nome di questo megalite ricorda il nome di Eracle, di Ercole, in greco Heracles, e vedevano sfilare queste colonne, naturalmente doveva essere una cosa molto importante per loro, sperare poi di rivederle poi al ritorno, perché comunque erano viaggi perigliosi. E anche qui ho detto che, a mio avviso, i menhir, che non si sa bene ancora che cosa siano, erano in realtà dei cippi sepolcrali,
Infatti c'è tutta una zona di mille menhir, proprio nella zona di Karnak, che è chiamata proprio, che ha un nome proprio, il luogo dei morti lo chiamano, perché tanti non tornavano più e come adesso si fa il cippo con il nome, a quell'epoca si erigeva una specie di statua e dei rapporti anche tra pietre e uomini era una cosa anche abbastanza nota anche nella mitologia, anche Deucalione e Pirra trasformano dopo il diluvio le pietre in uomini e così loro forse pensavano di ricordare i loro uomini caduti, anche le loro donne, perché in Sardegna ci sono i menhir maschi e i menhir femmine, a seconda di come sono adornati, delle incisioni che ci sono sopra, li ricordavano con queste pietre verticali, che noi da noi in maniera più modesta, anche perché adesso costano così, per farle costare meno, le facciamo un po' più piccole adesso, però sempre la logica è sempre la stessa, la pietra dà un senso di solidità, di eternità, ed è quello che volevano, che loro volevano ricordare. Ma però vorrei ancora ricordare ancora che tra le tante cose ci sono tutte le cerimonie del Calendimaggio che si ritrovano in varie parti del mondo, soprattutto d'Europa. E qui vorrei salutare gli amici di Civitella Marittima, che, con i quali 3 anni fa c'è stato un piacevolissimo Calendimaggio, mi hanno fatto sentire le loro canzoni molto antiche, che mi hanno dato anche queste cose, ispirazione per capire che si possono creare dei link, anche qui con l'Irlanda il link è fortissimo, e con certe altre feste tradizionali inglesi come il Wren, la festa dello scricciolo e altre cose del genere, che poi si possono riconnettere a cose analoghe che troviamo addirittura in America Latina e sono altrettanto antiche ed altrettanto si riferiscono sempre al solstizio d'inverno e alla ripartenza del sole dopo che il sole si è abbassato nei mesi autunnali, poi ricomincia a salire e quel 26 dicembre il sole ricomincia la sua corsa, il Wren. Ed anche probabilmente allo stesso modo è il colibrì che si trova che è uno dei geoglifi di Nazca, che probabilmente era un percorso processionale, per cui anche in quella zona si celebrava il 26 dicembre come una grande festa, perché era la festa del sole che ricominciava a salire. Felice, è incredibile, è sempre un piacere ascoltarti, ma hai anche risposto nel corso del tuo parlare all'ultima domanda, che era proprio quella che veniva spontanea su a che cavolo servivano alla fine questi menhir, e ci hai dato una logicissima possibilità, che è quella che magari è quello che adesso rimane a noi come moderno artefatto di una piccola lapide, diciamo, ma potrebbe essere quello. Per cui, che dire, io ti ringrazio davvero del tempo, posso un attimo, voglio far rivedere, amici, come avete capito, vale la pena, insomma, sicuramente di approfondire la lettura. I misteri della civiltà megalitica, sicuramente io dico sempre che è un periodo in cui si sta riscrivendo la storia, se felice. Io sono felice io di essere qua perché credo di essere di fronte a uno di quelli che sta collaborando veramente a riscriverla. Proviamo tutti insieme e io ringrazio te, Davide Cristallo, e tutti gli amici che avranno la compiacenza di ascoltarci e magari poi di parlare e poi di leggere il libro e poi ne potremo riparlare. Ne avranno sicuramente un gran piacere. Grazie dell'intervista e a un prossimo appuntamento. Grazie. E ciao a tutti, amici.